Bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Mini tutorial davvero mini, perché l'argomento lo risolviamo in meno di 3 minuti. Vediamo un po' di fare chiarezza sulle impostazioni della timeline, vediamo cosa sono questi preset, a cosa bisogna prestare attenzione e cosa invece possiamo lasciare andare. Iniziamo subito! Eccoci in Adobe Premiere Pro. Come abbiamo visto nel corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro, premendo i tasti Ctrl N possiamo creare una nuova timeline, una nuova sequenza. La finestra che ci appare ci permette di scegliere tra diversi preset e sono davvero tanti, e ricevo molte email di persone che mi chiedono quale preset mi consigli per fare questo, quale preset mi consigli per fare quest'altro. Bene, la buona notizia è che potete ignorare tutti questi preset. L'unica cosa importante è creare una sequenza che abbia le caratteristiche video, quindi della risoluzione, del numero di fotogrammi per secondo, adatte alla tipologia di video che volete creare. Mi spiego meglio: volete creare un video in HD, full HD, quindi 1920x1080 pixel, 25 fotogrammi per secondo, progressivo, lavoreremo sempre in progressivo da oggi in poi, scegliete un preset che abbia queste caratteristiche a voi utili. Quindi, per esempio, andando a scegliere XDCam e X1080p25, andando a vedere le impostazioni che porta con sé questo preset, notiamo che le dimensioni del fotogramma sono quelle che vogliamo, quindi 1920x1080. La frequenza dei fotogrammi è a 25 fotogrammi per secondo, quindi va bene. I pixel, ovviamente la proporzione è quadrata ed è quello che vogliamo, non sono presenti campi, quindi la scansione è progressiva. Questo preset è perfetto per noi. Poi potete scegliere qualsiasi altro preset che in qualche modo si avvicini a quelle che sono le vostre impostazioni, le vostre necessità. Allora uno potrebbe chiedere: che differenza c'è tra il preset per una XDCam EX, per esempio, e un preset per una RED, ok? A parità ovviamente di impostazioni. Bene, la differenza in questi casi la fa l'anteprima video. L'anteprima video non è altro che un'impostazione che ci permette di realizzare delle anteprime, per intenderci dei rendering al volo della timeline, per previsualizzare degli effetti molto complessi per essere visualizzati in tempo reale. Ci sono tantissime impostazioni per quanto riguarda le anteprime video, possono essere migliori o peggiori, ma in alcun modo influenzano l'export finale. Quello che sicuramente influenza l'export sono le dimensioni del fotogramma, la velocità di riproduzione, quindi il numero di fotogrammi per secondo, la scansione progressiva interlacciata e ovviamente le proporzioni del pixel. Se questi parametri per voi sono corretti, tutto il resto è qualcosa di più. Quindi non preoccupatevi troppo del preset, preoccupatevi piuttosto delle caratteristiche che deve avere la vostra timeline. Termina così anche oggi questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Spero di aver chiarito un pochettino qualche dubbio. In questo caso mettete un like a questo video, condividete questo video, questo canale con i vostri amici, scrivete a tutorial@fabioambrosi.it per chiedere nuovi tutorial e ovviamente, come sempre, vi aspetto anche su Facebook. Mettete un like alla pagina Fabio Ambrosi. Grazie, al prossimo mini tutorial. Ciao!